Ennesimo bentornati sul mio canale in modalità struccata perché ragazzi oggi voglio farvi vedere il mio everyday summer makeup, quindi il makeup che io quotidianamente faccio in queste giornate d'estate. Ho messo qui davanti a me tutti i prodotti che utilizzo proprio per la maggiore quando decido di fare un trucco da portarmi abbastanza durante il corso della giornata, perché se devo uscire solo per 2 ore non mi trucco, altrimenti cado a pezzi, soprattutto in questo momento in cui fuori ci sono tipo 30 gradi, ma io ne percepisco tipo 48-50. Voglio iniziare con l'introdurvi un piccolo prodotto che ho qui e mi è arrivato a casa qualche giorno fa. Chi mi segue su Stories l'avrà potuto vedere, infatti vi lascio qui sotto il link se volete andare a seguirmi su Instagram. Ad ogni modo vi voglio parlare di Darphin, in particolare questo qui che è della linea Hydra Skin. Praticamente è un contorno occhi che rinfresca esattamente tutta la parte qui interessata ed è un prodotto, ragazzi, pazzesco. Non lo testo qui con voi perché prima di parlarvi e di recensire un prodotto ci tengo a provarlo almeno 2 giorni, quindi mi è arrivato esattamente 3 giorni fa, mi sembra, e io da quel giorno lo sto testando mattina e sera perché il contorno occhi va applicato al mattino quando si sciacqua il viso, quindi vanno via tutte le impurità proprio per andare a ristabilire la circolazione e la sera proprio per far agire il gel rinfrescante sulle nostre occhiaie, perché qui, come vi ho detto in un video precedente su come essere soprattutto belle senza trucco, che se vi siete se vi lascio qui sopra nelle informazioni. Il contorno occhi è una delle primissime parti del viso che risente purtroppo lo stress, del mancato sonno, e si sa che nella stagione estiva andare a dormire un pochino più tardi, che si voglia per party oppure per serate varie, è inevitabile. Quindi, secondo me, avere un ottimo contorno occhi da applicare sia prima di andare a dormire oppure al mattino quando si sveglia è una cosa importantissima. È un Refresh Gel Cream formulato con rarissimi ingredienti botanici. Ha il 91% di ingredienti di origine naturale. Quando lo si stende, cioè, vi regala subito una sensazione di freschezza, si assorbe in un secondo e il sollievo diminuisce i gonfiori, e la sensazione immediata di idratazione e rigenerazione della pelle è regalata proprio dagli ingredienti che ci sono qui al suo interno, ovvero alga ghiacciata, salicornia erbacea e lavanda di farfalla. Lo so che sono degli ingredienti che forse non avrete mai sentito nominare, però sono ingredienti super naturali e so che costa anche un pochino questo prodotto perché non lo si trova ovunque, però credetemi, se volete e se ci tenete soprattutto alla vostra pelle, se andate anche incontro, non lo so, a periodi di ulteriore stress, io ve la straconsiglio. Per quanto mi riguarda, questo è un prodotto che mi è stato offerto da Darphin e io sono stata contentissima di riceverlo perché, a parte essere un brand che io stimo tantissimo e sul quale sono comunque molto informata, la utilizzo sia al mattino che alla sera, però soprattutto anche una volta applicato il make-up, perché non crea nessun tipo di problema anche quando una volta terminato il make-up volete comunque un senso di freschezza. Non va poi a intaccare il correttore o il fondotinta che voi siete andati a stendere in precedenza, perché l'applicatore, tra l'altro, è talmente sottile che potete scegliere di prelevare il prodotto e distribuirlo direttamente sul dito, poi andandolo ad applicare picchiettandolo qui sul contorno occhi, o direttamente qui, perché è molto molto gestibile. Vedrete a brevissimo come lo applicherò. Infatti sono indecisa se applicarlo adesso o verso la fine del video, dopo il make-up. Anzi, ho deciso, dato che voglio farvi vedere come si comporta quando ho terminato il mio make-up, lo andrò a stendere proprio alla fine dello step. Nello specifico, l'alga ghiacciata è costituita al 70% di acqua ed è colta nelle acque gelide dell'Atlantico del Nord, cioè la salicornia erbacea, che è una pianta costituita al 92% da acqua. Il suo estratto aiuta ad aumentare la diffusione dell'acqua nella nostra pelle e di conseguenza la sua idratazione. Per finire c'è la lavanda farfalla, che rinforza la barriera della nostra pelle e migliora la ritenzione d'acqua nei tessuti superficiali. I benefici che ne consegue dall'applicazione di questo contorno occhi sono sensazione di freschezza immediata, e questo lo posso assolutissimamente confermare perché è verissimo, l'idratazione per tutto il giorno, la decongestione che dura anche questa tutto il giorno, riduce le occhiaie nel tempo e gli occhi appaiono rinfrescati e riposati. Non è che è miracolosa, quindi appena la stendete cambiate colore, questo no, però il senso di freschezza c'è, quindi voi non vi sentite proprio tirate, secche, e se l'applicate mattina e sera per una settimana o anche più, secondo me già risentite dei benefici, perché io già in 2-3 giorni sento comunque qui la pelle bella idratata e la sento anche adesso morbida. Vi torno a dire che io non parlo di un prodotto se non lo testo e non ci credo veramente, quindi se ve lo consiglio è proprio per questo. Chiusa questa brevissima introduzione che io dico sempre, oddio,
Io dico sempre che le mie intro devono essere brevi, però poi brevi non lo sono mai. Iniziamo subito con il make-up. Come primo step vado a stendere la BB Cream e questa ragazza è della Hawaiian Tropic. È pazzesca, mi dovete credere, io non l'avevo mai provata e da quando l'ho testata, non lo so, la uso tutti i giorni. Al suo interno ha anche un SPF 30, quindi ottima per la stagione estiva e tra l'altro ha un odore che non vi so descrivere, ma è buonissimo. Proprio di Tropical. Comunque io la vado a stendere qui sul mio polpastrello e ne prelevo in quantità ridotta perché voglio solamente andare a dare un colore uniforme al mio incarnato, perché io praticamente da quando ho fatto la bagnina, comunque quando ero più piccolina, ve l'ho detto anche sotto una foto su Instagram, ho preso diverso sole e purtroppo quando si è piccoli si sottovaluta tantissimo il sole, quindi a me sono uscite purtroppo delle macchioline qui, soprattutto sui lati delle guance, e quindi le porto adesso a vita naturale durante. Quindi quando, da quando ho scoperto questa BB Cream che mi fa comunque unificare il colore della mia pelle e soprattutto me lo rende lucido ma non troppo, perché mi regala proprio il livello di luminosità che io in estate voglio sul mio viso, la uso tutti i giorni e la cosa bellissima è che il tubetto è anche abbastanza grande, infatti vi dico contiene 150 ml di prodotto e sono contentissima perché così forse mi dura anche per l'altra estate, per l'estate prossima. Applico il correttore in pochissima e in piccolissima dose perché altrimenti mi crea un distacco che non voglio. Questo qui è della Wycon e vi dico anche la numerazione, 101 Light Beige dovrebbe essere. E anche un po' sulla palpebra voglio eliminare qualche discromia. Ragazze, vi voglio dire una cosetta. Sto facendo un piccolo countdown, anche se non vorrei farlo perché sono in procinto di invecchiare, però il prossimo 12 di agosto sarà il mio birthday, sarà il mio compleanno. Addio. L'unica cosa, la cipria. No, non era questa l'unica cosa, che il 12 di agosto le persone vanno in ferie e quindi io devo anche muovermi. Applico adesso un po' di cipria, scusatemi, non vi ho fatto vedere, questa è della Sienne, quella che vi ho mostrato nel video in cui testavo i prodotti. E a questo punto vado a fare un leggerissimo contouring e prendo questa terra che è della Maybelline e si chiama Dream Sun nella colorazione 01 Blonde. Questa qui l'ho acquistata qualche tempo fa, quindi non so se la trovate ancora, ma mi piace tantissimo perché, come potete vedere, ci sono diverse sfumature di colore, dalla più scura alla più chiara, quindi se si vuole fare un punto luce si riesce a farlo benissimo. Chiudo la terra perché, ragazze, io in estate utilizzo tantissimo la terra proprio come ombretto. Mi piace veramente in un modo fuori dal comune il colore aranciato che la terra regala sulla palpebra. Vado a stendere un Eye Luminizer, si chiama, della Max Factor, in questa piccolissima size. Va ad illuminare tantissimo la palpebra, però mi raccomando, prendetela in quantità ridottissima perché vi faccio vedere quanto è luminoso. Ecco, secondo me già ne ho preso troppo. Tolgo l'eccesso qui sulla pelle per me, cioè guardate, e lo picchietto leggermente qui sulla palpebra. Uno step che questo, da quando ho scoperto questo prodotto, faccio spesso perché in questo modo mi illumina la palpebra e ha anche un buon odore. Se avete presente le creme solari, l'odore lì. Adesso a prendere proprio la terra e prelevo il tutto con il mio polpastrello con movimenti circolari in questo modo. Vogliamo parlare di quanto è bello? A me fa impazzire. Vado a prelevare altro prodotto, ma con l'eccesso rimasto qui sul dito vado anche ad applicarlo sotto nella prima cigliare inferiore, giusto per andare un attimo ad ingrandire l'occhio. A questo punto andiamo a riempire le sopracciglia. Ormai sono innamorata di questa matita qui della Sienne, Eyebrow Steel, nella colorazione Light Brown 806. Step successivo, matita, sempre di colorazione marrone. Vado a stendere esattamente qui verso la fine e poi la sfumo con le dita, sempre per andare a creare una sorta di effetto naturale. Se non la sfumo neanche, la lascio così. Proseguo andando a creare anche una piccola sorta di codina qui alla fine dell'occhio. Decido poi di metterla anche nella rima ciliare interna perché mi crea più omogeneità. Ma le mie espressioni quando metto la matita all'interno dell'occhio, epiche. L'ultimo step per quanto riguarda gli occhi, ragazze, ormai se mi seguite da un po' sia su Instagram che qui negli ultimi video avrete potuto vedere che io sono
impazzita per questo prodotto qui. È un illuminante. No, vabbè, io adoro. Vi voglio far vedere la texture perché è qualcosa di pazzesca. Cioè, guardate con una passatina. 05 Compact Highlighter, semplicemente a metterla all'interno qui dell'occhio. Regala davvero una luce fuori dal normale e questo è un make-up che secondo me va benissimo sia al mattino, al pomeriggio e alla sera. Ovviamente se cambiamo poi tonalità di rossetto diventa un make-up sia da sera o da giorno, insomma. Sapete che l'illuminante si può stendere anche su altre parti del viso. Vado a stenderlo sullo zigomo, adoro. Adoro ragazzi, non eccedo perché altrimenti sembrerei un evidenziatore. Sopra, sulla puntina del naso, modalità renna, anche sull'arco di Cupido. Utilizzo il mascara e questo qui per la precisione è waterproof perché possiamo essere soggetti a sbalzi di temperatura e quindi possiamo sudare ulteriormente e la cosa più brutta forse che può esserci è quando il mascara comincia a cadere a pezzi. Quindi io, onde evitare tutto questo, vado direttamente di waterproof dalla prima applicazione, così sto sul sicuro. È della Rimmel London e si chiama Wonderful Waterproof Mascara. Il packaging poi è fantastico, guardate che bella tonalità. Non so perché, ma ogni tanto la videocamera dà segni di cedimento e quindi aveva smesso per un attimo di funzionare. Vado ad applicare adesso il rossetto. E come rossetto, forse lo so che mi direte male, ma ho scelto una tinta insolita perché è una tinta abbastanza fredda e matte, soprattutto che va un attimo contro i principi dell'estate riguardo il trucco sparkling and glowing everywhere. Però non lo so, mi piaceva tantissimo. Secondo me, per questo tipo di make-up si può tenere dalla mattina fino al pomeriggio o alla sera, insomma per serate poco impegnative, ed è cremosissimo, molto molto piacevole la stesura e tra l'altro non si sposta, quindi si opacizza subito, però al contempo regala questo effetto cremoso che non lo so, mi piace. Oddio, mi sono dimenticata di dirvi che colorazione è. Si chiama rossetto Automatic Red Matte 04. Adesso, ragazzi, arriviamo al pezzo forte che vi avevo introdotto in precedenza, quindi all'inizio del video, ovvero il contorno occhi della Darfen. So che molte di voi possono essere scettiche al riguardo, ma si può stendere tranquillamente sotto il contorno occhi anche una volta terminato il make-up. Quindi io sono adesso la vostra cavia, come sempre. Adesso avvicino anche lo zoom della telecamera. Faccio così e ne stendo veramente poco, polpastrelli puliti ovviamente, questi sono gli unici che non ho sporcato, a stendere il prodotto. Ragazzi, è super fresco, adesso poi che fa caldo è anche meglio. Voglio farvi vedere che, come potete ben vedere, il make-up non me l'ha spostato di una virgola, anzi mi ha regalato una luce ulteriore. Il mio Everyday Summer Makeup è terminato e spero tantissimo che vi sia piaciuto. Tutti i prodotti che ho utilizzato, ragazzi, ve lo lascerò come sempre nell'info box, quindi potete andare qui sotto e dare un'occhiata se qualcosa vi interessa. Iscrivetevi qui sotto al mio canale per non perdervi tutti i prossimi video. Vi ricordo che se vi va potete seguirmi su Instagram, mi trovate sempre super super presente lì. Detto questo, vi mando un bacione grandissimo come sempre e se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao!